Luca Argentero, un altro esordiente, Poli Opposti, che emozione è per te lavorare con un regista alle prime armi, tra virgolette? Speciale, anche se Max Croci ha un bellissimo percorso sia di corti che di pubblicità, e quindi avevo, ovviamente mi sono guardato tutto quello che ha fatto ed ero molto 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 curioso di accompagnarlo in questa avventura, perché aveva dei riferimenti unici rispetto a tutte le commedie. Come sai, mi capita spesso di cimentarmi, di confrontarmi con la commedia. Aveva proprio dei riferimenti molto diversi da tutti quelli con cui avevo lavorato fino adesso. È un grandissimo cultore della commedia americana anni 50, e il punto in cui ci siamo trovati proprio più d'accordo è su un'eleganza di fondo e uno stile di fondo che sono proprio della mia vita di tutti i giorni, proprio del suo gusto, quindi una grazia, una delicatezza, uno stile, un'attenzione verso molto spesso particolari che vengono trascurati in altri progetti, quindi la scelta dei costumi, la bellezza di un oggetto messo in scena, che mi hanno fatto dire, secondo me, è un privilegio accompagnarlo in questa avventura. Chi è l'idolo del tuo cinema di quegli anni? Cioè, a chi pensi, a Jimmy Stewart, a Cary Grant? Cary, ma in modo veramente immeritato mi ci hanno accostato spesso, ma solo per spiegare la tipologia, non per altro, e mi ritrovo quella roba lì che ti ho già raccontato tante volte, sentirsi un po' sabaudo, quindi un po', sai, un po' dritto, un po' elegante, un po' posato e composto, è una cosa che in quel tipo di commedia c'era di default, no? L'uomo, se era eroe romantico, era un uomo stiloso, era meno trasandato. Poi c'era il James Dean dall'altra parte, e non sono mai stato io, sono sempre stato più composto, quindi anche Max me l'ha citato come riferimento, e quindi ci siamo trovati subito abbastanza d'accordo. Sarà Felberbaum invece a chi la paragoneresti delle dive di quegli anni? Ah, una bella domanda. Beh, lei è una Grace Kelly, sì, una Grace Kelly proprio anche fisionomicamente pazzesca. Lei ha una grazia, è un volto antico quello di Sara, ha una luce, ha quel perlage d'avorio che avevano le donne negli anni 50 perché si curavano, perché non prendevano il sole, perché stavano attente alla pelle. Ha una delicatezza in video, anche dal vivo in realtà ce l'ha, è una di quelle attrici che vista sul monitor e vista fuori dal monitor mantengono la stessa bellezza.